poche parole per illustrare le collane IAI che vengono pubblicate presso Nova Cultura. Le collane IAI sono di due tipi. Una è chiamata IAI Quaderni e sono pubblicazione in italiano. L'altra invece si tratta, è chiamata IAI Research Paper ed è una pubblicazione in inglese. Normalmente queste due collane procedono separatamente, nel senso che noi non traduciamo in inglese ciò che viene pubblicato in italiano, ma qualche volta può accadere. Ad esempio, recentemente un volume è stato pubblicato in italiano e abbiamo ritenuto opportuno pubblicarlo anche in inglese per dargli ampia diffusione. Come nascono i libri che sono pubblicati nella collana? Normalmente questi libri sono frutto di ricerche che vengono effettuati presso l'OIAI, in collaborazione spesso con altri istituti internazionali che si occupano di politica e di relazioni internazionali. L'oggetto di queste ricerche è vario, ma essenzialmente noi ci focalizziamo su problematiche relative alle relazioni internazionali, tematiche relative alla sicurezza e tematiche relative alla politica estera italiana. Questi sono un po' i filoni dell'istituto. Ovviamente un punto fondamentale per l'istituto riguarda l'integrazione europea e infatti molti iscritti hanno per oggetto l'integrazione europea e fra qualche giorno uscirà proprio un libro dedicato al Fiscal Compact, dove sono stati raccolti degli studi che sono frutto di un convegno e di una ricerca, convegno diciamo meglio, che è stato organizzato dall'OIAI. Io credo che questo volume sarà molto utile anche perché dà un'illustrazione alla fine di quelli che sono i meccanismi che vengono in considerazione per quanto riguarda l'integrazione monetaria e sono meccanismi piuttosto complicati. Uno dei nostri punti di forza è appunto quello di chiarire in modo piano delle tematiche che sono spesso estremamente difficili. Ciò ovviamente non toglie niente alla scientificità dei libri che pubblichiamo. Come nascono questi volumi? Come ho detto, sono frutto di una ricerca che viene valutata in primo luogo dal direttore della ricerca e come ultima parola il sottoscritto in quanto direttore della collana che ha la supervisione scientifica delle due collane, sia quella in italiano sia quella in inglese. Queste sono le aree di cui ci occupiamo. Un'altra tematica che viene spesso affrontata in questi volumi è relativa al diritto internazionale. Io personalmente sono un giurista, mi occupo di diritto internazionale e quindi anche queste tematiche vengono in considerazione, quantunque le problematiche principali dell'istituto riguardino la politica internazionale, i temi della sicurezza e l'integrazione europea. Il print on demand è assolutamente prioritario per noi perché questo significa avere dei costi contenuti e infatti questi volumi hanno un costo contenuto. Taluni di questi volumi poi sono pubblicati esclusivamente in PDF e quindi sono scaricabili dal sito dell'istituto e possono servire agli utenti, anche perché questi volumi noi cerchiamo di trattare argomenti che hanno una loro rilevanza per quanto riguarda l'attualità, ripeto, non a scapito della serietà scientifica del volume stesso. Io credo che l'ebook avrà un futuro, anche se molti, specialmente i giovani, sono affezionati alla carta, ma dobbiamo appunto pensare che l'ebook avrà un suo futuro perché è uno strumento molto agile.